beato ogni momento. In questa giornata di ritiro mi è stato chiesto, potete sedervi naturalmente, in questa giornata di ritiro mi è stato chiesto di introdurvi all'aspetto liturgico dell'Avvento e del Natale. Però per poter far questo è necessario aver chiaro che cos'è esattamente la liturgia, perché altrimenti corriamo il rischio di accreditarla nella nostra esistenza alla stessa parità di altre forme di liturgie che il mondo ci offre, col rischio di scambiare la perla che la Chiesa ci offre con qualcosa di minor valore. Sì, perché questo mondo che non frequenta le liturgie eucaristiche ha la facoltà di frequentare altre forme di liturgie al di fuori della celebrazione eucaristica, il che naturalmente non è necessariamente qualcosa di negativo a priori. Resta il fatto però che la nostra attenzione spesso e volentieri si rivolge verso forme di liturgia extraecclesiali con una cura quasi maniacale, e invece trascuriamo completamente, sia dal punto di vista della conoscenza dei contenuti, sia dal punto di vista dell'azione liturgica stessa, che cosa esattamente stiamo facendo. Nell'immaginario collettivo, soprattutto anche tra i battezzati, un dato è certamente chiaro. Si tende sostanzialmente ad identificare la liturgia semplicemente con il rito. Certo, la liturgia si attua attraverso il rito e attraverso la forza simbolica dei gesti. Tuttavia, questi sono mezzi attraverso i quali la liturgia stessa si manifesta, ma il significato più intimo e più importante dell'azione liturgica non si consuma nel rito e non si consuma nei simboli che essa usa. Perché la liturgia cristiana, la liturgia eucaristica in maniera particolare, non è assolutamente riconducibile e identificabile tout court con il concetto stesso di rito. In verità, la liturgia è l'esercizio stesso da parte di Cristo del suo sacerdozio, il quale viene esercitato per mezzo del suo ministro a favore del suo popolo. Questo significa allora che il primo attore della liturgia è Gesù Cristo stesso, il Cristo risorto, e mediante la sua azione egli esercita i benefici del suo sacerdozio nei nostri confronti. Dunque, pensare l'Avvento all'interno della liturgia significa pensare l'Avvento così come viene esercitato da Cristo attraverso il suo sacerdozio. Vivere l'Avvento nella liturgia significa viverlo non da soli, ma direttamente prendendo il mistero dalle mani di Cristo risorto. Egli è il primo attore dell'azione liturgica. Ciò premesso, questo significa che considerare l'Avvento nella sua liturgia vuol dire fare una riflessione questa mattina e poi vivere direttamente e personalmente la ricchezza incommensurabile di questo sacerdozio.
Facciamo una premessa che riguarda l'Avvento stesso. Esso si manifesta liturgicamente attraverso una serie di letture del profeta Isaia e del profeta Geremia che dichiarano quanto San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi ci dice, e cioè che tutte le promesse di Dio sono diventate sì in Gesù Cristo. Questa è la verità fondamentale che deve guidare il nostro modo di vivere l'Avvento. Per inserire il mistero dell'Avvento nell'ambito dell'azione liturgica che secondo la Chiesa nel Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, è definita come l'azione più alta della Chiesa stessa e dei suoi figli, fonte e culmine dell'azione salvifica della Chiesa, fonte, quindi origine e culmine dell'azione della Chiesa, ne deriva che tutto quanto circonda e che c'è di buono nell'ambito dell'Avvento stesso e del Natale, tema che affronteremo nella seconda parte, quest'ultimo di questa giornata, tutto ciò che circonda, preghiere, devozioni, meditazioni, hanno necessariamente la sua origine in quella ricchezza di grazia che proviene esclusivamente dalla liturgia che corona di sé il momento stesso dell'attesa di Gesù Cristo il Salvatore. È quindi fondamentale comprendere che cosa ci dice la liturgia dell'Avvento e a quale mistero ci introduce. La liturgia dell'Avvento è naturalmente inserita all'interno di uno schema architettonico ben preciso. E questo schema architettonico ben preciso è quello della celebrazione dell'Eucaristia, la quale si compone di riti di introduzione, della liturgia della parola, della liturgia eucaristica e di riti conclusivi e i riti di comunione. Ed è nella comprensione stessa di questa architettura che è necessario entrare nel mistero della liturgia del Natale stesso. Innanzitutto i riti di introduzione. Ogni celebrazione eucaristica che viene celebrata sull'altare e che è, ripeto, azione di Cristo, del suo sacerdozio salvifico, ha il compito fondamentale di introdurci nel mistero dell'Avvento in un modo che è unico ed esclusivo. Esso ci introduce innanzitutto attraverso il saluto del sacerdote. Ce ne sono di diversi tipi all'interno del messale. Il sacerdote ha la libertà, secondo l'opportunità, di scegliere quello che maggiormente risponde al contenuto di quella liturgia, ma tutti possono essere riassunti nel fatto che sono esplicitazioni di quel saluto fondamentale che ha dato origine alla nostra salvezza per mezzo dell'incarnazione. Il Signore sia con voi, e con questo saluto che la liturgia eucaristica ci introduce nel mistero che noi celebriamo. Ed è lo stesso saluto che viene rivolto dall'angelo a Maria. E l'angelo a Maria dice: salve, piena di grazia, il Signore è con te. Quel Signore sia con voi, che ci introduce nel mistero della celebrazione eucaristica,
ci introduce anche nella realtà in cui noi stiamo per camminare. Cioè il tempo di Avvento è un tempo di grazia che straripa completamente dal seno della Trinità e quindi dal sacerdozio di Cristo per essere a nostra completa disposizione. La liturgia non solo ci invita, ma nello stesso tempo ci insegna ad abbeverarci completamente al sacerdozio di Cristo, quel sacerdozio che noi contempliamo e attendiamo realmente nel mistero dell'Avvento. Dunque, a quale realtà ci introduce questo saluto iniziale del sacerdote in questo tempo forte che stiamo celebrando? Esso certamente non ci introduce semplicemente in un ricordo, quasi ci ponesse di fronte una fotografia, quella della grotta di Betlemme, che rappresenta per noi soltanto, in quanto fotografia, un momento di ricordo e di nostalgia. La liturgia rende attuale nell'oggi ciò che viene celebrato. Questo significa allora che noi dobbiamo tenere presente che nell'Avvento noi celebriamo tre eventi. Uno che si è già avverato, quello dell'incarnazione, e che serve sostanzialmente a radicarci in un evento della storia che però non ha avuto mai fine, pur avendo avuto un inizio. Il Cristo ha assunto la nostra umanità, ha cancellato completamente le distanze che separavano l'uomo da Dio e questo evento continua ad essere reale ed attuale. Nella sua duplice natura umana e divina, Cristo ha cancellato definitivamente la distanza che ci separava da Dio. Questo è il dato di fatto. Ma noi aspettiamo anche un secondo avvento, e cioè quando Egli verrà nella nostra esistenza, al momento della nostra entrata nel regno di Dio, per giudicare quello che noi abbiamo compiuto. Il secondo avvento è l'avvento di Cristo che giudica personalmente il nostro operato. E dunque l'attesa di colui che è già presente oggi e che deve necessariamente guidare le mie scelte, le mie azioni, affinché queste scelte e queste azioni rendano visibile il secondo avvento, ossia quello che Cristo ha promesso al buon ladrone sulla croce. Oggi, in verità io ti dico, tu sarai con me in paradiso. E poi attendiamo il terzo avvento, quello del giudizio universale, quando Egli ritornerà nella gloria di colui che è risorto. Dunque, quando noi celebriamo l'Avvento, ci poniamo all'interno di un tempo che contempla come inizio la venuta di Cristo nell'umiltà della carne e come fine il ritorno di Cristo nella magnificenza della sua gloria. Dunque, l'Avvento non è semplicemente un ricordo. Ed è tutto questo che ci ricorda il saluto: il Signore sia con voi. Vi è poi un avvento celebrato nella parola, un avvento cioè che viene scandito dal fatto che il mistero che in esso è contenuto, il modo in cui deve essere pensato, meditato e attuato quotidianamente,
non può appartenere a una parola d'uomo, ma deve necessariamente defluire dalla parola stessa di Dio. Ecco allora che Dio stesso ha deciso, attraverso la sua parola, che nell'Avvento la liturgia della parola sia fondata sostanzialmente su tre pilastri fondamentali: il ricordo, l'esortazione e l'attuazione. Il ricordo, che nello stesso tempo ci indica quello che è stato il desiderio, la promessa che Dio ha voluto adempiere e che sgorga necessariamente dalla passione stessa dell'uomo, del cuore dell'uomo che è stata accolta da Dio, essa viene affidata principalmente alle promesse dei profeti. Le prime letture sono affidate in maniera particolare al profeta Isaia e anche al profeta Geremia. Nell'ultima settimana di Avvento si proclameranno le profezie del profeta Daniele. Come vedete, abbiamo una serie di profezie che ci fanno riflettere sul fatto che ogni promessa di Dio è divenuta sì in Gesù Cristo. Il momento del ricordo non è semplicemente l'ancoraggio al passato, ma è il momento in cui ciascuno di noi fonda concretamente le radici della sua speranza nella fedeltà di Dio. L'Avvento è il luogo in cui io mi pongo di fronte a un Dio che è stato fedele fino all'ultimo. La liturgia dell'Avvento ci aiuta quindi ad eliminare dalla nostra esistenza la paura e nello stesso tempo la pusillanimità. L'essere bloccati dalle nostre paure e invece ritrovare il coraggio profetico fondato sul fatto che ogni promessa di Dio è diventata sì in Gesù Cristo, seconda lettera ai Corinzi di San Paolo. I profeti hanno annunciato queste profezie con la certezza nel cuore che Dio li avrebbe eseguite. Dunque l'Avvento ci prepara ad accogliere la promessa delle promesse. La fedeltà di Dio non è semplicemente una legge che viene scolpita su delle tavole di pietra. La promessa di Dio è il Verbo che si è fatto uomo. La promessa di Dio passa attraverso l'umanità e la divinità della persona divina della seconda persona della Trinità. Questo è il vero fondamento della speranza. Allora si tratta, attraverso queste letture dell'Antico Testamento, non di calarle semplicemente nel passato, ma di renderle attuali attraverso un'azione di forza nei nostri confronti, cercando di affrontare le nostre paure con quel coraggio cristiano che si fonda sulla certezza che Cristo è presente e che Cristo non delude mai l'uomo. Secondo aspetto è l'esortazione. Nella liturgia della parola, San Paolo e gli altri apostoli esortano i cristiani ad essere gli uomini dell'attesa che si è compiuta e dell'adorazione
del mistero del Dio che si fa uomo, il che comporta necessariamente un cambiamento dei parametri della nostra esistenza. Ed è in queste letture che gli apostoli ci indicano esattamente quali cambiamenti della nostra esistenza devono essere attuati affinché il Natale sia realmente un fatto liturgico, cioè sia realmente una grazia che proviene dall'esercizio del sacerdozio di Cristo. Il terzo aspetto della liturgia della parola dell'Avvento stesso è l'attuazione, ossia i Vangeli che ci conducono passo dopo passo, secondo determinate tematiche, verso il mistero del Natale. Possiamo, in un certo senso, identificare in ognuno di questi passi, in una comunione che esiste tra il profeta, l'apostolo e l'evangelista, quali sono i misteri che liturgicamente vengono celebrati nelle singole domeniche di Avvento. Nella prima domenica di Avvento, il profeta ci dice che ogni tribolazione che infuoca e attanaglia la nostra esistenza troverà la fine nella venuta di Cristo nella sua gloria. È necessario sopportare con pazienza e affrontare con coraggio le difficoltà dell'esistenza, perché queste non sono l'ultima parola, essendo l'ultima parola quella che si è incarnata. E si è incarnata non perché il peccatore muoia, ma perché si converta e viva. Nella esortazione apostolica risuona nella prima domenica di Avvento la convinzione che sgorga dal cuore: vieni, Signore Gesù, vieni. Nella consapevolezza che l'Avvento non è soltanto una memoria, non è quella fotografia che si appende sul frigorifero e che ogni tanto si guarda e provoca in noi sentimenti di nostalgia. No, l'Avvento è presenza di Cristo nella nostra vita. Egli è presente ogni giorno e questa presenza oggi, in questo tempo di Avvento, richiede da parte nostra un'attenzione particolare. Ciò deve portare all'umile vigilanza del cuore. Nella seconda domenica d'Avvento, i profeti si concentrano soprattutto sull'attesa del Messia, e cioè ci invitano a considerare che noi abbiamo la possibilità di rivolgerci a chiunque per comprendere noi stessi e per salvare noi stessi, perché la libertà deve necessariamente essere rispettata. Ma la verità, ci dicono i profeti, è che l'atteso è il Messia, l'unto di Dio. È colui che è stato mandato per salvare il suo popolo per mezzo del suo nuovo regno che è la Chiesa. Esso è stato annunciato da Giovanni il Battista, esortazione apostolica. Cioè, nell'esortazione gli apostoli ci dicono: ormai l'attesa delle profezie è avvenuta, non possiamo più vivere nel passato di una speranza semplicemente umana. È necessario essere proiettati completamente verso il futuro, perché il futuro esiste, certo,
ed è che ogni singolo uomo è invitato a prender parte al banchetto dell'agnello, al re dei re. E questo, seconda domenica di Avvento, richiede la nostra conversione, richiede un cambiamento soprattutto del cuore. Terza domenica di Avvento, i profeti ci raccontano la gioia del popolo di Dio che ormai è vicino alla grotta di Betlemme. Contrariamente a quanto si pensa, l'Avvento non è un momento di penitenza, ma è un momento in cui la vera penitenza è fare silenzio delle proprie passioni perché siano governate dallo Spirito di Cristo, dall'esercizio del suo sacerdozio, affinché ci venga donata la gioia di Dio. Ricordatevi che Gesù Cristo, lo dicono gli evangelisti, in molte occasioni ha esultato nello Spirito, a cominciare dal grembo materno. Ecco dunque che l'aspetto più importante della terza domenica di Avvento è il tema stesso della gioia. Noi tutti abbiamo il desiderio di una felicità che non possa essere intaccata né dalla povertà umana né dalla cattiveria del peccato. Tuttavia, però, sperimentiamo costantemente che questa gioia che noi cerchiamo a volte viene completamente soffocata dalla realtà dell'esistenza. L'Avvento ci dice: non è quella la gioia che dovete cercare. Dovete cercare, e la troverete, la gioia che scaturisce dal sacerdozio di Cristo. Questa gioia non la si conquista né con la preghiera, né con degli sforzi disumani, perché è dono. Essa viene donata solo ed esclusivamente nella celebrazione dell'Eucarestia, cioè nella liturgia stessa dell'Avvento in modo particolare e in tutta l'azione liturgica che compie la Chiesa. Ed è lì che la grazia del sacramento dell'Eucarestia si tramuta in quella pazienza che ci permette di provare gioia anche nelle avversità, nella certezza che Gesù Cristo è per sempre. Quarta domenica di Avvento, la maternità virginale di Maria. Maria è madre di Dio per opera dello Spirito Santo. La quarta domenica di Avvento ci dice che quello che noi in realtà stiamo celebrando o ci avviciniamo ad celebrare, cioè il Natale, non è opera dell'umanità. Non ci appartiene. Non abbiamo il diritto di manipolarlo, né nei suoi contenuti, né nelle sue espressioni simboliche. La liturgia, che si sottrae completamente alla nostra disponibilità perché è azione di Cristo e della Chiesa, e noi non possiamo modificarla come vogliamo noi, ci educa esattamente a questo, ad avere sì il Natale, ma non a possederlo per poterlo modificare. Esso è opera dello Spirito Santo. Terza persona della Trinità. E d'altra parte non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti non sarebbe segno di amore totalmente donato e disinteressato, ma sarebbe semplicemente una forma di dout des, uno scambio quasi fondato sulla cambiale. Il Natale
appartiene esclusivamente ai cristiani e gli appartiene non secondo un'ottica di possesso, ma secondo un'ottica di dono. Se noi cristiani continuiamo continuamente, scusate il gioco di parole, se noi cristiani continuiamo a modificare il contenuto del Natale attraverso le nostre azioni, a volte quasi sgangherate, attraverso il fatto che non ci concentriamo fondamentalmente sul mistero stesso che l'Avvento ci racconta e nel quale ci introduce, allora noi stiamo manipolando il Natale. E nella misura in cui noi il Natale non lo accogliamo come dono, ma come un diritto di trasformazione secondo i nostri gusti, direbbe San Paolo, secondo i proriti che entrano nelle nostre orecchie, per rendere fondamentale l'idea, allora noi ci allontaniamo completamente da questo mistero. Partecipare alla liturgia sapendo che è un'azione di Cristo e della Chiesa e che non ci appartiene ci educa a questa realtà. Ciò che deve caratterizzare l'Avvento in maniera particolare è la preghiera. Su questo è importante, una preghiera che scaturisce però da una vita liturgica profonda, che scandisce i singoli giorni e i singoli momenti, soprattutto la liturgia domenicale dell'Avvento stesso. Una preghiera che scaturisce come azione di ringraziamento nei confronti di una realtà, quella della celebrazione liturgica, in cui il dono più grande non è il racconto della nascita di Cristo nella grotta di Betlemme, ma è il fatto che nel Cristo che si fa presente nella specie del pane e del vino sull'altare, ciò che è accaduto nella grotta di Betlemme accade anche oggi. Dio visita il suo popolo. E nell'Eucaristia non lo abbandona mai. Di fronte a questo magnum mysterium, c'è un canto che viene cantato nelle chiese la notte di Natale, o magnum mysterium. Di fronte a questo magnum mysterium, il nostro cuore, la nostra mente, che cosa può dire? Quante volte ci è capitato, dopo esserci comunicati, di sederci e di essere completamente nel vuoto, quasi non ci accorgessimo della grandiosità di quello che abbiamo ricevuto dentro di noi. Eppure un vero cuore santificato dovrebbe prorrompere in atti di ringraziamento e di glorificazione di Dio di grande contenuto, perché noi siamo sicuri che quello che Cristo ci ha detto, e cioè che lo Spirito Santo prenderà i nostri gemiti, trasformandoli in parole di lode, di ringraziamento e di glorificazione di Dio, se noi fossimo realmente coscienti della presenza di questo Spirito di Dio che è amore, noi potremmo raggiungere livelli di preghiera che non abbiamo mai gustato. Però Gesù Cristo ci dice: attenzione, voi non sapete che cosa chiedere. Ebbene, la liturgia ha uno strumento che viene poco valorizzato. Forse la colpa è di noi sacerdoti che non valorizziamo questo strumento, e che sono i prefazzi. Per intenderci, quella preghiera lunga
che precede il canto del Santus, che inizia con il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, eccetera, eccetera. Queste preghiere contengono esattamente quello che il cuore adorante di chi ha ricevuto Cristo dentro di sé deve chiedere per essere esaudito. Qui c'è un duplice peccato da scontare, purtroppo, e che ha portato a uno svilimento della liturgia come luogo principale dell'esercizio della nostra fede. Il primo peccato lo dobbiamo scontare noi preti, perché spesso e volentieri recitiamo e non preghiamo il prefazio. C'è una sorta di rincorsa del tempo. Se il sacerdote che presiede l'Eucaristia non è in grado di gustare il contenuto del prefazio, non lo può trasmettere, perché la fretta, la distrazione nel recitare il prefazio stesso a favore del popolo di Dio nasconde al popolo di Dio il contenuto misterioso dell'esercizio del sacerdozio di Cristo in quel momento. E di questo provvederemo noi a confessarci, perché anche noi ci confessiamo durante il periodo di Avvento, per migliorare questo servizio a vostro favore. Il secondo peccato riguarda il popolo di Dio, che non sufficientemente istruito, tuttavia non è più in grado di porre ascolto a ciò che viene proclamato nell'ambito dell'Eucaristia. Il tempo diventa l'unico modo attraverso il quale viene giudicata l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, senza esagerare in celebrazioni estremamente lunghe o inutilmente lunghe. Si cerca di accorciarle sempre di più. La verità è che dovremmo lasciare a Dio decidere esattamente quanto tempo Egli intende restare e operare per noi. Ebbene, i prefazi ci aiutano dunque a dare contenuto alla preghiera e all'attesa che caratterizza questo periodo. Noi abbiamo innanzitutto due prefazi liturgicamente proclamati nel tempo di Avvento, che in realtà diventano quattro. Prefazio 1, prefazio 2. E il prefazio 1 contempla anche un 1A e il prefazio 2 un 2A. Innanzitutto il prefazio 1 e 1A. Che vengono proclamati nelle domeniche di Avvento fino al 16 di dicembre, giorno dal quale incomincia la cosiddetta novena di Natale. Essi ci presentano l'Avvento come un momento escatologico, cioè un momento che guarda al futuro e non al passato. Un momento che dà contenuto alle nostre attese. Che cosa realmente desideriamo noi? Quale fine pensiamo o apprezziamo che possa avere la nostra esistenza terrena? Quali sono le nostre aspettative nei confronti di Dio? Ebbene, il primo prefazio ci dice innanzitutto che Dio ha compiuto e realizzato la promessa di venire a visitare il suo popolo. Il giudizio finale comporta la piena signoria di Cristo. La nuova creazione è ormai in atto. Voi capite che di fronte a questa in realtà noi possiamo già dare un contenuto liturgico alle nostre preghiere. Nel prefazio 2
e 2a viene sottolineata l'immediata preparazione alla Natività. E quindi propongono questi prefassi dei modelli ai quali poter fare riferimento: i profeti, la Vergine Maria, che attese e portò in grembo con ineffabile amore, dice il prefazio, Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Giovanni il Battista, che lo indicò presente nel mondo. In particolare, nei giorni dal 17 al 24 dicembre, la liturgia eucaristica dedica particolare attenzione alla presenza della Vergine Maria. Si può ben dire che il prefazio 2, in particolare il prefazio 2a, è un rendimento di grazie a Dio per le meraviglie operate in Maria come nuova Eva. Noi non viviamo più nel mondo governato dal peccato, ma nel mondo governato dalla grazia. Leggendo precisamente i contenuti di questi prefazi, sarà possibile dare contenuto anche alla nostra preghiera. Al tuo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento le promesse antiche e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Primo prefazio, secondo prefazio. Da questo si può ringraziare perché Cristo ha portato a compimento la promessa antica nella quale anch'io sono coinvolto e posso chiedere di essere conservato nel solco di questa promessa, chiedendo allo Spirito Santo che mi dia la forza di restare nel mistero di questo compimento. E posso chiedere nel ringraziamento che Cristo, ormai presente dentro di me, apra la via della mia esistenza all'eterna salvezza. Posso chiedere alla Vergine Maria che mi insegni esattamente ad attendere e a portare nel grembo del mio cuore con ineffabile amore il mistero del Cristo, Salvatore del mondo. Come potete vedere, non analizzerò certamente tutti quanti i prefazi, ma come potete vedere il prefazio è, per l'Avvento, ma anche per tutti gli altri tempi forti, anche per i tempi ordinari, una fonte inesauribile di ispirazione per la nostra preghiera. Mi limiterò semplicemente a darvi la lettura dei contenuti più importanti di questi prefazi. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Verrà di nuovo, secondo e terzo avvento, nello splendore della sua gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilante nell'attesa. Ma io oso realmente sperare questo regno promesso. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e di splendore. In quel giorno tremendo,
e glorioso, passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. C'è un nascondimento nell'Avvento che è salutare per ciascuno di noi. Egli ci ha nascosto il giorno e l'ora dell'Avvento della sua gloria. Non lo prendiamo come un'offesa, prendiamolo invece come una valorizzazione della nostra persona. Se noi conoscessimo il giorno e l'ora, non avremmo nessun rispetto della nostra condizione di cristiani. Lo calpesteremmo in qualsiasi momento, salvo poi ritornare in fretta e furia qualche giorno prima della venuta, cioè della nostra morte, per riparare a tutto quello che abbiamo fatto. Ma il resto non è stata certamente una valorizzazione della nostra condizione cristiana. Senza sapere il giorno e l'ora, l'essere cristiano diventa prezioso ogni giorno. Oltre a questo, la liturgia eucaristica ci ricorda che la radice, il fondamento di tutto è questo corpo e questo sangue che sono stati spezzato e versato per ciascuno di noi. L'Eucaristia è il centro della nostra esistenza. Non celebrare l'Eucaristia significa uscire completamente dalla dinamica dell'esercizio del sacerdozio di Cristo. Un avvento senza Eucaristia significa ritornare a guardare semplicemente la fotografia e non essere più partecipi di un evento che invece dispiega i suoi effetti nella storia con un'attualità che è disarmante. Ecco. Concludo dicendo, dotandosi di un buon messale, fatto bene, anche commentato, sarà possibile attraverso la liturgia entrare in una scuola che la Chiesa ci offre, in cui realmente è possibile comprendere il mistero dell'Avvento, il mistero dell'attesa del Messia che si fa presente nella nostra storia attraverso l'esercizio del sacerdozio di Cristo nella liturgia.